Questo succede sempre quando crei un nuovo mercato. Cioè, se tu hai, diciamo, che ne so, questo bicchiere contiene poco liquido, lo puoi fare più grande e te ne contieni più, quindi migliori una tecnologia esistente. Tutti capiscono immediatamente il vantaggio. Ma quando tu sostituisci il bicchiere da qualcosa per cui, che ne so, ti si materializza lo spritz in gola, no? Qui bene, ti saranno felicissimi. È molto probabile che all'inizio ti dicano: no, ma perché? Io ho già il bicchiere. Come abbiamo fatto a convincerli? Gli abbiamo detto: guarda, quanto spendi per lanciare i tuoi satelliti in maniera tradizionale? E loro hanno detto: io spendo così perché ho un buon accordo con SpaceX. Dico: benissimo, io ti faccio lo stesso prezzo se voli con me e poi ti faccio uno sconto su questo prezzo se testi il mio servizio. E poi li abbiamo portati esattamente dove servono. Appena hanno visto quello che eravamo in grado di fare, mi chiama subito e fa: Luca, io volo anche a gennaio, ne hai un altro pronto?